Allora, sono qui per fare il video della morning routine di una studentessa universitaria che è bloccata in questo periodo a casa, causa coronavirus. Huh? Ovviamente la mattina mi alzo senza sveglia ultimamente, tipo verso le 8 meno 10, sto magari a letto fino alle 8, alle 8 e 5, mi alzo e inizio la mia giornata. Ovviamente immancabile la mattina lavarsi il viso e perlomeno cerco di non lavarmi i denti due volte la mattina perché è veramente disagiato lavarsi i denti due volte la mattina, quindi cerco di lavarmeli dopo colazione. Ovviamente però è immancabile bere un minimo di acqua la mattina. Ho deciso stamattina di mangiarmi anche questo Kinder Fetta al latte nuovo, mirtillo e cranberry. Oh, si affanna la videocamera. E niente, se non l'avete ancora assaggiato e se riuscirete a trovarlo in università, stavo dicendo, al supermercato, vi consiglio di assaggiarlo perché è buonissimo. La mattina è uno di quegli step che nella mia routine mattutina, che sia la routine universitaria, a prescindere, ok, da dove sia io, a meno che appunto non sia in un hotel da 5 stelle, cioè che chi cazzo se ne frega di rifare il letto, veramente io il letto a casa mia me lo faccio sempre, non solo a casa mia, anche a casa del mio amoroso. So che tantissimi non hanno questa abitudine di fare il letto, ma per me fare il letto è un po' una routine, cioè io se vedo troppo disordine, già a camera mia è in generale un disastro, ma se vedo veramente troppo caos, mi ribolle un pochettino il sangue, mi sale l'acido gastrico proprio e mi dà fastidio. Un'altra cosa che non può mancare all'interno della mia routine di questa settimana, insomma, che sono a casa, è compilare il mio 5 minutes journal. Se mi seguite nei vlog sicuramente avrete visto che ho preso appunto questo quaderno, creato, ideato comunque da Mimi Icon e Alex Icon qui su YouTube, che sono due YouTuber che io seguo tantissimo, mi seguo tantissimo anche il loro podcast, e praticamente ogni mattina io devo scrivere sia la mattina che la sera tre cose per cui sono grata, tre cose belle che farò oggi e il daily affirmation, un pochettino anche per darmi la carica, se posso dire così. E invece poi la sera, quindi magari poi vi farò vedere nello specifico la sera che cosa potresti aver migliorare in generale, che cosa potresti fare meglio, ecco, e tre cose belle che sono successe. Credetemi che non è così semplice compilare questo questa agenda, perché mi sono trovata, soprattutto comunque sono
uno, due, tre giorni che lo faccio, mi sono ritrovata soprattutto la sera a dover pensare nel momento in cui comunque magari io durante la giornata stavo a casa, facevo poco niente, o che comunque magari la mia giornata non era ricca della serie, che ne so, vado in università, faccio questo, faccio altro, eccetera. Purtroppo sono barricata qua in casa perché in giro a quanto pare non mi conviene andare a studiare, l'università è chiusa, quindi l'unica settimana in cui comunque avrei voluto andare in università e in biblioteca tutti i giorni a studiare, organizzarmi per bene, cercare di studiare un po' a casa e un po' in università per cambiare, non posso. Ultimamente ho anche ripreso a registrare i video. Generalmente appunto programmo qua all'interno del bullet journal preso da Tiger un pochettino i video, le idee video che mi stanno venendo ultimamente. Altra cosa che ultimamente sto facendo la mattina, anche se la mia agenda è più o meno vuota in questo periodo, diciamo così, nel senso che a parte studiare non è che abbia più di tanto da fare, è appunto guardare i miei impegni settimanali. Appunto, oggi andrò a mangiare sushi con una mia amica, poi al pomeriggio penso che mi fermerò a Monza su da Marco, dato che comunque non ci vediamo da praticamente quando siamo tornati dalla nostra fuga da Moe. Passo il phon normale un pochettino e poi dopo passerò la spazzola, che almeno mi fa anche tutta la piega direttamente. Mi pettino con un appunto una come si dice, un pettine a setole larghe prima di utilizzare la Tangle Teaser, perché sennò mi scortico anche le meningi. Allora, ragazzuole, niente, questo qui è il mio outfit, volevo farvelo vedere intero, ma non so come farvelo vedere, forse così, ok, adesso vi faccio vedere anche da vicino. Allora, questo qui è un crop top, è un maglioncino che tiene abbastanza caldo, devo dire, con tutti questi brillantini, insomma. E questo maglioncino me lo aveva regalato mia zia Natale ed è di Zara, è un crop top. Sotto invece ho una maglietta normalissima, però sempre crop, come si dice, che avevo preso tipo da un outlet a New York, quindi sinceramente non so dirvi il marchio, non me lo ricordo. E qua c'è un ciondolino bellissimo che mi ha regalato la mia madrina di recente. I capelli sono indietro, non è che me li sono tagliati o sono impazzita. I jeans invece, questi qui a vita alta, sono, se non mi sbaglio, vediamo dietro, di Bershka, ok. E sono dei jeans che io adoro, soprattutto per la bella stagione, perché sono chiari. Ragazze, sono pronta a concludere, insomma, questa mia morning routine. Questo qui è il trucco, volevo farvi vedere il trucco finale. Ho fatto una roba veramente semplice, ho voluto puntare praticamente tutto sulle labbra. Questo ve lo faccio vedere anche se è rotto, ma vabbè, è una Color Up Lip Crayon di Flormar. E mi piace tantissimo il colore, infatti me lo metto anche in borsa. E mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Non ne potete più, vero, di queste pubblicità. Ci vediamo al prossimo video, cheers! Oh,